Professor Fazi, l'AIFA parla di una presunta quarta dose di vaccino anticovid, ma è una scelta fattibile? Allora, si sta parlando molto della quarta dose. Ovviamente si stanno aspettando i risultati che Israele prima o poi pubblicherà in maniera definitiva, perché come sapete Israele sta facendo la quarta dose praticamente a tutta la popolazione, tra l'altro con un vaccino mRNA, perché loro hanno utilizzato solamente il vaccino Pfizer. E dato che noi, nella maggior parte dei casi, pure noi abbiamo utilizzato un vaccino mRNA Pfizer piuttosto che Moderna, quindi diciamo i dati relativi ai soggetti israeliani potranno appunto essere utilizzati per cercare di capire se è utile veramente fare questa quarta dose oppure no. Per cui ovviamente c'è un po' di dibattito e c'è qualche incertezza, nel senso che ci sono diciamo, grossi studiosi, anche autorevoli, che dicono che sia il caso di fare la quarta dose, altri invece che prendono un momento diciamo, di stasi per decidere effettivamente se è il caso di farla oppure no, o quando farla, perché potrebbe ad esempio essere fatta una volta l'anno. Quindi non solo la quarta dose, ma anche la quinta, magari nei mesi più freddi, così come facciamo il vaccino antinfluenzale nei mesi più freddi, laddove abbiamo capito che anche il coronavirus incide di più. Pillole anticovid, a che punto siamo? Allora, il Molnupiravir è stato già commercializzato ai primi di gennaio e adesso verrà commercializzato l'antivirale specifico anti-SARS-CoV-2 della Pfizer. L'utilità di queste pillole, quindi di farmaci che possono essere somministrati per OS, è un'utilità notevole, ovviamente in setting di soggetti particolari, cioè non puoi pensare di utilizzare queste pillole a un soggetto giovane in salute, ai primi segni, di infezione oppure se hai scoperto casualmente di essere infetto. Possono essere anche date assieme, addirittura ci sono degli studi che prevedono l'utilizzo di tre molecole. La terza molecola è un farmaco anti-HIV che però è utile se associato a appunto queste due molecole ad azione antivirale specifica contro SARS-CoV-2. Il tutto passa ovviamente per l'esperto infettivologo che deciderà caso per caso se far somministrare questa compressa o queste compresse assieme. Sappiamo però che se vengono date nelle prime fasi dell'infezione, la possibilità di un'escalation verso una forma grave o addirittura mortale si riduce notevolmente. Quindi è un tipo di provvedimento terapeutico da intraprendere sicuramente nelle prime fasi di malattia. Professore, ma ci sono delle persone refrattarie alla malattia che sono state più volte a contatto stretto con i positivi e non hanno contratto il virus. Si stanno facendo degli studi su queste persone? Allora, una percentuale più o meno bassa di soggetti refrattari esiste per qualsivoglia malattia infettiva. Ad esempio, la malattia infettiva, dove è stata valutata la presenza di refrattari, è appunto l'infezione HIV, che sappiamo è il virus di immunodeficienza acquisita che poi può dare la sindrome AIDS. E in questi casi si parla dell'1-3% della popolazione refrattaria all'HIV. Quindi sicuramente ci sono refrattari a SARS-CoV-2. Ora si è fatto anche un gran parlare di possibilità di studiare i soggetti che teoricamente non potrebbero assolutamente prendere l'infezione perché proprio non sono appunto refrattari e quindi a SARS-CoV-2, l'infezione denominata appunto Covid-19. Però al momento anche qui diciamo studi che definitivamente abbiano indagato insomma, questa situazione non ve ne sono. Sicuramente
qualora dovessero uscire appunto degli studi specifici sui refrattari al Covid-19, sarebbe un gran vantaggio per la scienza perché potremmo cominciare a capire quali sono i meccanismi intimi all'interno appunto delle nostre cellule che, e del nostro organismo che impediscono al soggetto X piuttosto che soggetto Y di non infettarsi di Covid-19. Relativamente a quello che dicevo poc'anzi, ovvero la refrattarietà nei confronti di HIV, ci sono stati dei precursori, e parlo del nostro grande Glauco Torlontano, che già negli anni 90 aveva pensato al trapianto di midollo come possibile risolutore dell'infezione HIV. E mi ricordo che in quel periodo a Pescara si fecero due trapianti di midollo, purtroppo senza successo, ma altre volte, in altre situazioni pure si erano fatti questi trapianti di midollo, negli Stati Uniti è un caso, se ricordo bene, in Sardegna, forse ancora altri casi, ma evidentemente le capacità dell'epoca, parliamo di 30 anni fa, non erano quelle che abbiamo oggigiorno. E in effetti vi riporto un caso emblematico che è accaduto circa 5-6 anni fa in Germania. In Germania c'era un soggetto HIV positivo che improvvisamente aveva sviluppato una leucemia acuta e quindi purtroppo dopo aver fatto le chemio, la chemioterapia, avevano deciso i colleghi ematologi tedeschi di sottoporlo ad un trapianto di midollo. Fortunatamente per lui, il soggetto donatore era un refrattario all'HIV, ma se ne sono accorti dopo, perché questo soggetto, che era precedentemente HIV+, è guarito sia dalla leucemia che dall'HIV, non trovavano praticamente più HIV nei propri liquidi organici. Ed è un caso emblematico che voglio segnalare e vedete quindi quanto è importante studiare i refrattari, ad esempio, nella fattispecie per l'HIV, ma esiste questa possibilità di essere refrattari per qualsivoglia malattia infettiva. Ovviamente le percentuali verosimilmente cambiano da malattia a malattia.